Ed eccoli al via partecipanti alla seconda del convegno, 4 anni a confronto sulla Miglio in Salchi Gentleman, sono in 9 al via e la macchina che prende velocità. La rottura di Phoenix Etoile, discosto Pilgrim Cash un po' più del solito, parte piano anche perché buio, lo stacco con Poldo Dipi che va davanti, Peltros che lo incalza. Peltros che passa, poi Polisse Nabi con a ridosso Papaua dei Greppi, 200 iniziali in 14,5. Quelli che affrontano la prima curva con Peltros in vantaggio, che completa i 400 in 30 scarso, Poldo Dipi di incalzo davanti a Polissena. Largo Piovanello Jet, seguito da Powell Jolly, 600 in 46,5. Terza pariglia esterna di Perché Buio, quarta pariglia per Pilgrim Cash. Il passaggio a metà gara ora per Peltros in 1,3, si è presa molto comoda, e allora c'è il tentativo in terza di Perché Buio che va su Peltros e cerca di prenderlo in contropiede, in bocca della curva, ma Peltros non si... Numero 3, Piovanello Jet, squalificato. Vantaggiano in lotta davanti a Poldo Dipi, a largo Powell Jolly. Tanto c'è stata la rottura anche di Papaua dei Greppi e c'è battaglia davanti, se le danno di santa ragione Peltros e Perché Buio. Numero 2, Papaua dei Greppi, squalificato. 32 scarso. Peltros entra al comando in retta di arrivo, Perché Buio lì a ridosso, interviene a centropista Powell Jolly, di dentro Poldo Dipi, più indietro Polissen, Peltros, Powell che sbaglia improvvisamente. Numero 8, Powell Jolly, allora, squalificato. Peltros che prosegue in vantaggio e viene a vincere facile facile Peltros, mentre la corsa è venuta male con gran velocità nella seconda parte a Pilgrim Cash, che rimedia comunque con un eccellente secondo posto a regolare nel finale Perché Buio. Peltros vince da favorito con Stefano Baldi per il training di Edoardo Baldi, per i colori della scuderia Baldi Group, quota di 2,19, media al chilometro intorno all'1,16.